Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, il Signore Dio tu adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù da qui. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano e anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Fratelli e sorelle, la prima domenica di Quaresima ogni anno ci presenta il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto. Le tentazioni di Gesù sono descritte in tutte e tre gli evangelisti, Matteo, Marco e Luca. Marco in sole due righe. Luca e Matteo invece costruiscono intorno alla tentazione ricevuta da Gesù tre piccole immagini, tre parabole che ci fanno comprendere i luoghi, le prospettive dalle quali giunge la tentazione. Tentazione che dura 40 giorni, che come tutti sappiamo nella Bibbia ha un valore simbolico, il valore di una generazione, il valore della vita intera e che quindi significa che le tentazioni ci accompagneranno ogni giorno della nostra esistenza. È stato così per Gesù, è stato così per il popolo degli ebrei nel deserto, è così anche per ciascuno di noi. Possiamo imparare da Gesù, che non si è sottratto alla tentazione, che anche noi dobbiamo affrontare la tentazione e possiamo superarla come Gesù l'ha superata. Anche Gesù ha provato ciò che dice San Paolo nella lettera ai Romani, e cioè sentire l'attrazione per il bene ed essere tentato al male che neppure vogliamo fare. Ma Gesù è rimasto fedele alla voce del Padre, alla volontà del Padre. Così dobbiamo fare anche noi. Le tentazioni riguardano il nostro rapporto con le cose, il nostro rapporto con le persone e il nostro rapporto con Dio. Il diavolo si avvicina al 40° giorno a Gesù, che non aveva mangiato per tutto quel tempo, quasi a dirci che la tentazione arriva nel momento in cui siamo più deboli, nel momento in cui siamo più fragili. Il diavolo è furbo, viene a tentarci e a metterci alla prova quando siamo nel bisogno, quando siamo nella difficoltà maggiore. E la prima tentazione che rivolge a Gesù è: trasforma questa pietra in pane. È interessante notare che il diavolo usa il singolare, questa pietra, come a dire a Gesù: pensa solo a te stesso, non ti preoccupare degli altri. Le cose, i beni materiali, sono messi a tua disposizione, fanne l'uso che ritieni più opportuno. I beni tu li puoi usare, puoi sfruttare tutto, puoi sfruttare l'ambiente, puoi sfruttare le cose, tu sei padrone di tutto. Hai un bisogno, hai una necessità, togliti il bisogno, elimina la necessità.
Gesù non nega i bisogni che ciascuno di noi ha. Gesù non nega il bisogno del cibo, ma anche quello dell'acqua, il bisogno di una casa, ma anche quello del vestito. Gesù non nega il bisogno dell'apprezzamento delle persone, della stima delle persone, il bisogno dell'amicizia. Però, dice a Satana, non è l'assoluto della mia vita. Non di solo pane vivrà l'uomo. Quello che dobbiamo comprendere quindi è proprio questo: di pane ce n'è bisogno. Pensate, nell'Antico Testamento per ben 910 volte si parla di mangiare e di cibo, ma Gesù dice non può diventare il Dio della nostra vita. Il cibo non può diventare l'assoluto della nostra esistenza. C'è un cibo più importante, che è il fare la volontà di Dio. Lo dice Gesù: mio cibo è fare la volontà di Dio. Quindi non è trasformare le pietre in pane che dobbiamo cercare a Gesù, ma diventare noi stessi pane, come Lui si è fatto pane, e diventare capaci di condivisione, di solidarietà, di aiuto nei confronti degli altri, proprio perché possano sparire i bisogni di tutti. Di tutti. Poi Satana passa alla seconda tentazione. Dopo averci tentato sulle cose, ci tenta nel rapporto con le persone. È come se il diavolo dicesse a Gesù: vedi Gesù, tu sei buono, sei bravo, sei intelligente, tu sai parlare, se tu ti dai da fare diventerai un trascinatore di folle, ti seguiranno tutti. Tu devi entrare nella competizione del mondo. Vedi com'è il mondo, uno contro l'altro. Tu li puoi battere tutti, puoi diventare il migliore. I telegiornali apriranno le loro notizie parlando di te. I libri di storia parleranno di te. Faranno delle città con il tuo nome, come hanno fatto con Cesare. Pensate, al tempo di Gesù c'erano 30 cesaree, cioè 30 città che ricordavano il potere dell'imperatore. Gesù dice: no, non funziona così. Le persone hanno la stessa mia dignità. Le persone sono miei fratelli e mie sorelle. Io non entro in competizione con loro, non strumentalizzo le persone, non le uso come se fossero delle cose, ma solidarizzo con loro, mi metto a loro disposizione, al loro servizio, le amo offrendo a loro, per la loro salvezza, la mia stessa vita. E infine, la terza tentazione va nella direzione del nostro rapporto con Dio. Il diavolo dice a Gesù: guarda che il Dio che piace alla gente è un Dio che si può comprare, un Dio a cui tu offri qualche sacrificio, fai qualche preghiera, regali qualche offerta e Lui ti riempie di beni e di benedizioni. Ma non è questo il Dio di Gesù, non è questa la direzione che Gesù vuole farci percorrere e vuole percorrere Lui stesso. Dal pinnacolo del Tempio, il luogo più alto del Tempio dove il demonio lo porta, e per questo motivo abbiamo scelto la terrazza della cattedrale rialzata su tutta quanta la città, Gesù poteva vedere il commercio degli animali e il modo in cui le persone vivevano la loro religiosità nei confronti di Dio. Ma al diavolo dice: Dio non va messo alla prova, Dio non va tentato, di Dio bisogna fidarsi. E io mi fido di Dio, perché io sono il figlio amato di Dio e Dio è mio Padre amatissimo. E la stessa cosa Gesù la dice a me e la dice a ciascuno di voi. Con il Signore dobbiamo avere un rapporto di figliolanza e di paternità. Lui è nostro Padre, noi siamo i Suoi figli. Non dobbiamo metterlo alla prova, perché quando in una relazione d'amore c'è bisogno di prove, vuol dire che quell'amore non è sincero, vuol dire che quello amore sta vacillando. Dobbiamo esprimere il nostro amore attraverso una fiducia incondizionata al Signore. Il Signore vuole bene a tutti e vuole bene, come dicevamo nelle domeniche precedenti, in modo esagerato.
a ciascuno di noi. Non è che non vuole bene ai cattivi e vuole bene ai buoni. Dio vuole bene a tutti, mostra il suo amore infinito nei confronti di tutti. Certo, la domanda sul bene di Dio ce la possiamo fare tutti, se l'è fatta anche Gesù sulla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma poi ha dato la risposta: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Questo è il percorso che la Quaresima ci vuole far fare. Fratelli e sorelle, su questa strada camminiamo, nel giusto rapporto con le cose che sono necessarie, ma non sono l'assoluto della nostra vita, nel giusto rapporto con le persone che sono nostri fratelli e nostre sorelle, con cui essere solidali e di cui metterci al servizio, nel giusto rapporto con Dio, che è nostro Padre e ci ama, di cui dobbiamo avere immensa fiducia. Così e solo così, giungendo alla Pasqua, faremo esperienza della luce, della risurrezione e della vita nuova. Buon cammino!